Allora, buonasera a tutti, sono le 19:46 di mercoledì 1 febbraio 2017. Io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Con me ci sono Gianluca Beccaria e Paolo Belvederesi e Davide Biocchi che al momento ha qualche problema di collegamento, quindi vediamo se e quando riuscirà a inserirsi in corsa alla chiamata. Ma andiamo con ordine, siamo insieme per lo speciale pillola di borsa dedicato alla riunione della Fed, la prima del 2017, la prima dopo l'elezione e l'insediamento, diciamo meglio, di Trump, quindi una riunione Fed molto molto importante. Come sapete ormai, questi speciali pillola di borsa organizzati da Directa Sim si ripetono e si ripeteranno ad ogni riunione della BCE e della Fed, infatti ne abbiamo già fatto uno nel mese di gennaio, quindi anche a livello mnemonico si ricorda che ogni volta che c'è la riunione Fed, c'è la riunione BCE, ci siamo anche noi con lo speciale pillola di borsa. Iniziamo con Gianluca Beccaria. Buonasera Gianluca. Buonasera Stefano, buonasera Paolo e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. E da Londra, esatto, come ospite fisso il nostro Paolo Belvederesi. Buonasera Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Benissimo, la piattaforma che vedete inquadrata è quella di Gianluca Beccaria, la Darwin di diretta con il feed di notizie dalle quali man mano avremo i vari aggiornamenti. Parallelamente da Londra, Paolo Belvederesi con la sua Reuters ci darà, avendo anche lui un news feed diciamo indipendente e in lingua inglese, ci darà gli eventuali aggiornamenti in tempo reale come da tradizione. Per quanto riguarda Davide Biocchi, sto cercando io personalmente di risolvere il problema di connessione, vediamo se e quando riusciremo. Ma intanto, Gianluca, c'è tanta attesa per questa prima riunione dopo l'insediamento Fed, dopo l'insediamento di Trump nell'Unione Fed, giusto? Allora, c'è tantissima attesa. Trump si è insediato in realtà soltanto il 20, quindi stiamo parlando di 11-12 giorni. Però l'attesa è molto forte perché, nel bene o nel male, abbiamo visto che Trump è tutto meno che prudente, quindi le sue decisioni sono sicuramente molto forti. Molte dividono in maniera incredibile. Si è parlato nei primissimi giorni. E il mercato ha toccato nuovi massimi giusto a metà della scorsa settimana, un po' sull'idea molto forte di continua deregulation e grandi stimoli fiscali. Nell'ultima settimana, con diciamo questa mossa relativa agli immigrati, ha sicuramente diviso un po', e al di là della mossa fine a se stessa, ha fatto capire che in realtà spingerà molto sull'acceleratore su certe idee dritto per dritto, e il mercato forse questo nelle ultime sedute lo vive un po' come segnale di incertezza. Devo dire, sono curioso oggi di vedere cosa la Yellen dirà, ma soprattutto quale distanze se le prenderà dalla politica di Trump, ma soprattutto vedere l'effetto che avrà sull'euro-dollaro, che dopo una fase di dollaro forte gridato un po' dappertutto a tutti gli analisti del mondo, ieri e oggi ha superato quota 1,08, cosa che fino a pochi giorni fa sembrava Certo, impensabile. certo. Ascolta, c'è anche una, diciamo, attesa per le parole della Yellen in quanto si vorrà capire se sarà accomodante non tanto rispetto all'economia, ma rispetto a Trump. È vera questa cosa per la riunione di oggi? Ma devo dire che la Yellen ha fatto di tutto per prendere un po' le distanze, per far vedere una Federal Esatto. Reserve molto indipendente dalle scelte di Trump. Anche nell'ultima riunione abbiamo commentato insieme a Paolo e Davide come, adesso dico una parola forte, abbia un po' lasciato il cerino in mano a Trump, cioè ha commentato una serie di eventuali rialzi dei tassi, ma tutti ipotetici nella misura in cui le mosse e le idee tanto sponsorizzate da Trump durante la campagna elettorale avessero effetto, come per dire: io sono disponibile a alzare nella misura in cui tu avrai successo nelle tue idee. Certo, ok, andiamo su Paolo. Da Londra invece Paolo la visione com'è? Tra l'altro in questi giorni Trump è stato in Inghilterra, visita al primo ministro, c'è molto subbuglio anche lì, no? Per quanto riguarda il tema americano in generale e probabilmente anche l'attesa per questa riunione Fed. Ah, sì, a dir poco è un subbuglio, nel senso che
il popolo britannico è rimasto un po', diciamo, scioccato da questo ultimo provvedimento sull'immigrazione. In America sappiamo che comunque la popolazione proveniente dai paesi in cui è stato posto il ban è molto presente qua in Inghilterra, e quindi il provvedimento è stato sentito, è stato colto. Al di là di questo, i mercati qua, ovviamente essendo Londra, si vive questa situazione della Fed in modo molto, molto vivo, e oggi è un appuntamento senza dubbio importante, ma come dicevi tu, nel senso che la Fed dovrà cercare di districarsi tra due forme di decisione. La prima riguarda il rischio Trump, su cui non sa nulla, e l'altra riguarda il rischio macro, su cui lavora in base alle stime e in base al lavoro che ha sempre svolto. Il rischio Trump è un rischio nuovo, perché per la prima volta dopo forse tanti anni ci troviamo di fronte ad un presidente degli Stati Uniti così aggressivo, modo, così volatile, è in grado di prendere dei provvedimenti in pochissime ore, provvedimenti un po' dettati dall'istinto, dal voler mantenere quello che aveva promesso in campagna elettorale, ma che poi molto spesso vanno a violare leggi, trattati e così via. Quindi questo è quello che preoccupa per adesso l'establishment mondiale, e che preoccupa i mercati, ma non solo, perché alla fine anche le aziende e i consumatori, sulla base dei dati certo, che sono usciti ieri, hanno mostrato una fortissima preoccupazione, perché il dato sulla fiducia dei consumatori che è uscito ieri ha mostrato chiaramente che, nonostante la situazione attuale sia percepita come una situazione positiva, alla domanda come vi vedete tra sei mesi le risposte sono state molto, ma molto più caute di quanto non lo fossero a dicembre, e questo indica sicuramente una situazione d'apprensione da parte dei consumatori. Certo. Siccome purtroppo, per fortuna, i mercati si muovono sulla base delle aspettative e non sui dati storici, questi indicatori di sentiment pesano molto. Quindi arriviamo oggi ad una riunione della Fed in cui il mercato si attende una Fed più accomodante. Scrivevo questa mattina nel morning meeting che inviamo appunto a chi segue il servizio TV Alert, e la parola d'ordine è Fed pensaci tu, nel senso che ci si aspetta che la Fed riveda o assuma un linguaggio più accomodante per tener conto di questo rischio legato alla imprevedibilità delle future mosse di Trump. Ricordiamo che poi comunque il mercato viene da un rally molto importante dopo, esatto, perché poi di fatto, Paolo, stavo per dire, al di là delle perplessità e quant'altro, il mercato ha finora dato un sostegno, lasciami dire, non politico, ma insomma nei fatti, al discorso Trump, giusto, no? Fino adesso sì, le scommesse sono state molto chiare, sono state molto forti, il mercato ha scommesso sulla ripresa degli investimenti in infrastrutture, ha quindi premiato tutto il settore delle materie prime e quindi di tutte quelle società che sono esposte nel business dell'estrazione, ma anche nel business della produzione di macchinari e nel business della produzione di cemento, tutto ciò che riguarda quindi la parte construction. Poi ha premiato i finanziari, perché ha scommesso su una ripresa dell'economia, sul rialzo dei tassi e quindi su un ampliamento di quella che è la forbice dei tassi, che sappiamo essere molto positiva per le banche che prendono a prestito nel breve e investono nel lungo. E poi ovviamente sono stati premiati tutti i titoli dei settori più ciclici, quindi i titoli industriali, i titoli del settore auto, i titoli chimici, e quindi questo è stato l'approccio del mercato. Gli stessi settori che ho appena elencato sono stati quelli che hanno guidato la correzione degli ultimi giorni, perché il mercato ha preferito
rimettere la palla al centro, come spesso sono solito dire, e stare a vedere un po' che cosa succederà nei prossimi giorni. Nel frattempo c'è la reporting season americana, quindi la pubblicazione delle trimestrali, che sta andando abbastanza bene. Abbiamo visto anche Apple ieri che ha riportato una buona trimestrale, però ecco, sicuramente quello che dirà questa sera la Fed sarà importante, perché andiamo subito al sodo: lo scenario peggiore per i mercati, quello che dovremmo assolutamente evitare che si verifichi, è una situazione di incertezza a livello governativo, con indicatori di sentiment che peggiorano, e una Fed che, per rivendicare la sua indipendenza, si mantenga legata alla promessa dei tre rialzi, e comunque sia voglia farlo indipendentemente da quello. Rialzi dei tassi, esatto. Ricordiamo. Allora quello sarebbe uno scenario che il mercato non piacerebbe. Ok, ecco, infatti già nei commenti di coloro, le persone a casa possono poi porci tutte le domande, c'è una preoccupazione. Adesso, prescindendo dalle tematiche politiche, ecco, per quanto riguarda i mercati, l'unico rischio, come dici Paolo, grosso, poi parleremo anche del tasso di cambio, ci chiedono gli andamenti dei vari titoli e cambi e valute, li vedremo ampiamente. Però dicevo, il rischio grosso è quello proprio di una contrapposizione, no? L'unica grossa componente di rischio tra Fed e politica governativa, è corretto? Sì, assolutamente. Una allora, finché c'è una contrapposizione che, in cui si rivendica l'indipendenza, va tutto bene. Certo. Quando però questa contrapposizione è tale per cui si possa verificare un effetto negativo sul mercato, dato da uno scenario di rialzo dei tassi in presenza di uno scenario incerto a livello macro, quello pesa tanto. Quindi o l'economia rimane talmente forte da poter effettivamente giustificare una politica restrittiva così come promessa dalla Fed, oppure se l'economia dovesse dare dei segnali di cedimento, o Trump dovesse rallentare in tutte le promesse che ha fatto riguardo le scelte di politica economica o le scelte di politica fiscale, allora in quel caso il mercato direbbe, ma insomma, allora se Trump non taglia le tasse, se gli investimenti tardano e la Fed alza i tassi, certo, forse queste valutazioni non sono più così giustificate. Ok, Gianluca, venendo un pochino all'operativo, adesso le 19.59 sono le 20.00, come annunci gli orari sono 20.30 la conferenza stampa della Yellen, e alle 20 mi sembra, ma correggimi se sbaglio, un annuncio sui tassi, è corretto? Sì, sì, così. Perfetto, quindi adesso mancano 15 secondi alle 20, guardiamo un attimo i mercati. Hai giustamente inquadrato un euro dollaro in subbuglio e ci chiedevano un parere, perché vediamo che, come dicevi tu, è stato uno di quelli che ha risentito. Ecco, sono le 20.00, vediamo subito se c'è un qualche impatto. Sì, un impatto di un pochino di discesa, c'è un po' di volatilità. Euro dollaro, scusami se ti disturbo. Prego, prego. Anche un po' veicolato dal fatto che Trump ha detto... Guardate che gamba sta facendo l'euro dollaro. Madonna, in tutta in su adesso, sì. Questo molto è un 5 minuti, giusto? Sì, molto palesemente, okay, che un dollaro forte sta rovinando gli Stati Uniti, e ha usato termini molto molto forti sull'apprezzamento del dollaro. Quindi, sì, infatti c'è un timore in questo senso a livello europeo, esatto, che si punti poi ad un deprezzamento del dollaro e quindi a un apprezzamento dell'euro. Questo movimento a cosa è dovuto? Abbiamo un dato sui tassi, abbiamo una notizia uscita? Allora, i tassi ovviamente non sono stati toccati, ci sono delle dichiarazioni della Yellen riguardo a come aumenterà i tassi, e parla di incrementi graduali dei Fed Funds in futuro. Only, quindi solamente... incrementi graduali, questo è quello che sta facendo scendere il dollaro e salire l'euro, e quindi questa è la mossa principale della currency, è dovuta a questa dichiarazione, il voto per non toccare i tassi. Ecco, spieghiamo anche i Fed Funds velocemente cosa sono, per i meno
esperti sulla politica monetaria americana. Sostanzialmente sono i tassi attraverso cui si rifinanziano le banche nel breve termine in America. Quindi ci si aspettava una maggior decisione, dici Paolo, è per questo che il mercato sta reagendo in questo modo? Il mercato sta reagendo in questo modo perché comunque il messaggio della Yellen non è troppo restrittivo, è abbastanza accomodante. Per adesso non è che abbia detto nulla di diverso rispetto a quello che ha detto l'altra volta, anche l'altra volta ha usato la stessa espressione, only gradual increase. E quindi... ma per quello stupisce un pochino la reazione repentina, poi per carità questo è un 5 minuti e la volatilità alla fine stiamo parlando di un euro dollaro che è su pochissimi tick, quindi il movimento per adesso non c'è, cioè stiamo viaggiando agli stessi livelli di prima dell'annuncio. Sì, infatti magari Gianluca, se vuoi mettere un time frame appena più grande, così lo mettiamo in prospettiva, vediamo nel frattempo anche l'S&P 500 si è mosso praticamente nei due sensi dall'annuncio in poi, ma è rimasto praticamente invariato, giusto? Gianluca, stavi dicendo, esatto? Tra l'altro ve l'ho messo in prospettiva, comunque al di là di questa gamba che fa un po' effetto perché è venuta su dai minimi, siamo ancora nella fascia media dei prezzi soltanto di oggi, io quindi ho preso i prezzi di questa mattina dove siamo stati in area 1,08 fino all'ora di pranzo più o meno, qualche centesimo più, qualche centesimo meno, poi c'è stata una gamba di indebolimento oggi pomeriggio, però siamo a livelli assolutamente nella media di oggi, forse addirittura un po' sotto la media, quindi il movimento ricontestualizzato è molto piccolo e lo vediamo anche sul grafico di sinistra, sul mini S&P, perché lui stesso si sta veramente muovendo in pochissimi tick tra 2,2 e 70 e 2,2 e 73, niente di più. Quindi esatto, in realtà è più dovuto al time frame piccolo, ma i movimenti li vediamo adesso sono abbastanza, però vediamo che l'euro comunque continua un pochino a voler rompere quell'area di congestione appunto che abbiamo seguito per tutto il pomeriggio sostanzialmente. Ecco, quindi anche secondo te Gianluca il discorso Yellen rispetto a Fed Funds e una minor, se vuoi, aggressività, cioè essere un pochino più accomodante, lo confermi? Ma lo confermo, tra l'altro nell'ultima riunione era stata, come posso dire, per quanto mi riguarda, sorprendentemente aggressiva, nel senso che comunque dichiarare, e diciamo che non aveva un bel precedente dall'anno prima, da dicembre dell'anno prima, dichiarare ex ante quanti rialzi dei tassi, tra l'altro mini S&P sta scendendo un po' in maniera più importante, è sempre abbastanza pericoloso. Mi rendo conto che si muovano tutte le banche centrali, lei compresa, lei ancora di più con le recenti elezioni, in un terreno discretamente minato, quindi deve usare con parsimonia molto gli aggettivi, quindi se probabilmente si è resa conto di essere stata un po' hawkish, come si suol dire, quindi un po' falco, nella riunione oggi potrebbe essere, uso dei termini che trovate molto in ambito finanziario, un po' dovish, cioè un po' colomba, un po' accomodante, no? La cosa che mi sorprende è che in realtà il mercato sta aspettando anche un movimento sulla curva dei tassi, perché non ci dimentichiamo che le reazioni di politica monetaria hanno anche molto effetto sui titoli decennali, e guardavo in questo momento sia in Europa che negli Stati Uniti non c'è un movimento così forte, quindi il mercato sembra lì in una fase di limbo, pronto a prendere una direzione precisa. Anche l'S&P vediamo ha già riassorbito tutto, è andato proprio a testare i minimi, presumo siano i minimi di giornata, e da lì è tornato, però la direzionalità adesso dell'euro dollaro sembra essere un pochino più marcata. Quindi una minor, lasciami dire, aggressività, almeno a quanto sembra, da parte della Yellen. E Paolo, secondo te in che direzione va il rapporto con la politica di Trump? Ma per adesso lei non sta, sicuramente dovrà esporsi più tardi in conference call con i giornalisti e in cui verrà incalzata da domande inerenti Donald Trump e quello che vorrà fare, quindi per adesso si sta limitando solamente a commentare i dati macro, parla di un'inflazione che è attesa oltre il 2% nel medio termine, però dice che la crescita economica è tale
da poter giustificare solamente degli incrementi graduali. Sta notando un mercato del lavoro sicuramente ancora molto forte, con un tasso di disoccupazione ai minimi e nuove assunzioni date dagli ultimi dati sul non-farm payroll. Quindi questo è questa piccola picture che è stata fatta dalla Yellen nel comunicato che è apparso qua sulla Reuters. Devo dire che per adesso la reazione dei mercati è molto contenuta. Sto seguendo come si muove il Bund. Il Bund ha fatto qualche tick all'insù, ma parliamo veramente di variazioni. Sì, magari vediamolo giallo se vuoi, ma sì. Esatto, è già nella piccola schermata in alto a destra di fianco al mini S&P, ma ve lo metto anche grafico. Ah, perfetto. Comunque sì, è sostanzialmente invariato, dicevi Paolo. Il prezzo era già anche lì. Okay. Sì, e la stessa cosa, voglio dire, possiamo dire per l'euro-dollaro, si è mosso non così tanto, cioè per essere una reazione post-annuncio tassi. Quindi questo è un movimento che può fare in qualsiasi momento della giornata in base a molteplici fattori. Quindi per adesso il mercato non sta leggendo molto su quello che ha detto la Yellen, si è solamente un pochino rilassato rispetto a ieri. Sì. Quindi sarà... Tra l'altro leggo nel comunicato sul restatement, all'interno del comunicato, che dice che non vede dei rischi di breve periodo e che l'outlook economico sembra sostanzialmente bilanciato. Quindi non c'è una visione così negativa all'orizzonte da parte della Fed, giusto? No, no, non c'è. Non c'è. Comunque, noi abbiamo adesso, leggevo questa mattina sul Sole, o su quello di ieri, se non mi ricordo, che si diceva l'Europa ha superato per crescita l'America, perché l'Europa è cresciuta nel 2016 dell'1,7, l'America è cresciuta dell'1,6. Sì, poi dopo però bisogna andare a vedere anche la qualità dei dati, perché ovviamente la crescita americana è una crescita in cui il consumo dei consumatori continua ad essere molto forte, e nell'ultimo trimestre c'è stata una componente, se vogliamo, straordinaria legata alle esportazioni, che quindi hanno subito una forte contrazione, e questo ha pesato sulla contabilizzazione della crescita macro, ma non c'è ancora paragone tra la crescita in Europa e la crescita in America, e questo va sottolineato. Se non fosse così, non avremmo il Bund a questi livelli di rendimento e avremmo una politica monetaria restrittiva da parte della BCE. Assolutamente, quindi, infatti. Ma tra l'altro, al di là delle divergenze, scusami Paolo, tra Yellen e Trump, però lei non ha visto un impatto di questo insediamento e delle elezioni sull'economia in termini negativi, anzi ha sostanzialmente confermato un'economia positiva, giusto, no? Sì, devo dire che comunque non è compito della Fed pronunciarsi ufficialmente, certo, su quelli che potrebbero, anche perché, voglio dire, alla fine Trump di politica economica in senso stretto ha fatto ben poco, ha gestito due rapporti della politica estera e commerciale, e che quindi è stato quello di uscire dal patto sugli accordi commerciali in Asia, certo, e poi sta cercando di appunto far venir meno il patto sulla cosiddetta NAFTA, cioè gli accordi sull'America che regolano i rapporti col Canada e con il Messico. Questi sono i due provvedimenti più importanti, poi il resto sono provvedimenti di mantenimento delle promesse della campagna elettorale che, certo, che hanno creato un po' di trambusto, ma per adesso non hanno influenzato l'andamento macro, hanno influenzato un po' il sentiment degli abitanti dell'America, sì, quindi dei consumatori e degli imprenditori. Senti Paolo, scusami, volevo, siccome stavo leggendo, esatto Gianluca, una parte che riguarda l'effetto dei prezzi del petrolio
che si sono ovviamente alzati sull'inflazione e quindi sull'effetto della prima discesa dei prezzi dell'energia sull'inflazione e poi nel recente rialzo. Volevo da te, che hai parlato e parli tanto spesso del petrolio e lo abbiamo osservato insieme tante volte, una osservazione su questa parte. Beh sì, allora, tra l'altro il mini S&P con un po' di volatilità è tornato positivo, quindi sì. Come diceva Paolo, il mercato si è un po' rilassato, anche l'euro dollaro è tornato, sì, ha riassorbito, diciamo, completamente sui livelli quasi pre decisione sui tassi. Ma io devo dire che il tema sul petrolio, a mio modesto parere, è un tema che vale non soltanto per gli Stati Uniti, perché gli indicatori di inflazione è vero che sono un pochettino migliorati, ma l'inflazione core al netto delle componenti dell'energia, poi non dimentichiamoci che da un anno a questa parte il prezzo del petrolio è fatto per due, è raddoppiato, certo. Da $26 al barile. Non ha avuto un uguale impatto sull'inflazione, infatti. No? Allora è andato anche a $56 al barile, adesso diciamo che si è stabilizzato in questo range intorno tra 50 e 55, però ha un impatto importante. Questo immediatamente ha influito su tutte le curve dei tassi, compresa anche l'Europa. Abbiamo visto prima, diceva giustamente anche Paolo, faceva riferimento al Bund. Troviamo tutte le curve dei tassi piuttosto irripidite. Negli Stati Uniti l'effetto è anche dovuto a queste aspettative di rialzo dei tassi più importanti del previsto, e sicuramente un po' di influenza in Europa c'è stato. In più, sommato al discorso di un'inflazione più alta del previsto, le ha fatte impennare un po'. Vediamo anche questi giorni, non voglio cambiare discorso, ma è un tema molto sentito, come il decennale italiano sia tornato, da dopo un anno e mezzo a questa parte, a toccare un rendimento del 2,35%, certo, da metà 2015. Io sarei un po' prudente a gridare che l'inflazione è tornata. Mi piacerebbe verificare quanto dell'inflazione core nettata dalle componenti dell'energia sale poi nei prossimi mesi. Esatto, perché poi leggevo che la Fed, anche lei, come target di inflazione il 2%, ma ha ammesso che è difficile da raggiungere come target in questo scenario, che comunque viene chiamato uno scenario post-recessione. E questo, dici, come ma... dici tu, malgrado... Paolo, tu cosa ne pensi del target inflazione 2% e difficoltà di raggiungerlo anche da parte della Fed, come del resto in Europa? Ma io penso che in America questo target sarà raggiunto con molta più facilità di quanto non lo sia in Europa. Okay. Perché comunque i consumatori americani continuano a consumare e la domanda c'è. E, d'altra parte... non dobbiamo dimenticarci che la disoccupazione è molto molto bassa, quindi comunque il lavoratore americano ha un potere salariale molto più forte di quanto non lo abbia il lavoratore europeo, e quindi rivendicazioni salariali possono essere fatte, e questo potrebbe rispecchiarsi sui prezzi dei beni finali. Un'altra cosa da monitorare sono i prezzi all'industria, cioè i cosiddetti PPI. Negli ultimi tre mesi in America sono cresciuti e venivano invece da continue contrazioni. Il stesso andamento si è verificato in Europa. Quindi quando i prezzi all'industria salgono, delle due l'una: o le aziende contraggono i margini e non scaricano sui consumatori il prezzo maggiorato che hanno pagato sui beni all'industria, oppure devono necessariamente aumentarlo sul consumatore finale per garantirsi i margini. E quindi questo sicuramente potrebbe avere un impatto sull'inflazione. Per non dimenticare poi che ovviamente le materie prime stanno continuando a salire un po' ovunque, e questo spingerà ancora di più i prezzi all'industria al rialzo, con effetti potenziali sull'inflazione. Quindi io penso che in America l'aumento dell'inflazione sia molto probabile, che la Fed riesca effettivamente a raggiungere il target. Sì. Ok, allora veniamo un attimo ai mercati, perché poi alle 20:30 inizierà a parlare la Yellen e quindi magari ci sarà ancora un pochino di volatilità. Nel frattempo da casa ci chiedevano, appunto, conferma che la conferenza stampa
è alle 20, in effetti inizia alle ore 20, ci chiedono ancora una prospettiva, magari la chiediamo a Gianluca, ne stavamo parlando prima, del cambio euro-dollaro nelle prossime settimane. Quindi Gianluca, le due tematiche sono o il prosieguo verso l'ipotetica parità euro-dollaro 1-1, oppure, come dice Trump, basta con un dollaro così forte perché danneggia l'economia americana. Tu come la vedi? Allora, io devo dire che stasera, secondo me, arriviamo, diciamo, dal punto di vista di due asset in un punto abbastanza critico, perché l'S&P arriva, al di là degli ultimi giorni e la questione relativa ai provvedimenti relativi agli immigrati, diciamo in una fase di risk-on abbastanza aperto. Tre giorni fa ancora meglio, ma comunque il rischio è abbastanza aperto. L'euro-dollaro invece, dai minimi fatti sotto 1,03,5, si è fatto quasi 5 figure, perché ieri ha toccato 1,08,20, giù di là, e secondo me è un punto abbastanza critico, perché a seconda delle decisioni della Fed c'era tutto il mercato che gridava la parità, come dicevi tu Stefano, no? Fino a pochissime settimane fa. Mi è sembrato di rivivere il film già visto almeno 3 o 4 volte nell'ultimo anno e mezzo, che dove i target delle grandi banche d'affari si sprecavano 1,095, 0,90, un anno fa addirittura 0,85, e nell'ultima riunione mi ricordo che ne avevamo parlato tutti e tre, sia io, Davide che Paolo, e avevamo detto che nessuno credeva a un dollaro alla parità o sotto la parità, ma certo, probabilmente si sarebbe avvicinato. Io non escludo che con qualche mossa di Trump che i minimi li abbiamo visti, quindi non mi probabilmente per un po' ci muoverei okay in questo range, ma mi sentirei, sarei abbastanza sorpreso di vedere nuovi minimi sull'euro-dollaro nel giro di poco. Quindi il pavimento più o meno come livelli è stato ipoteticamente segnato in zona? Mi sentirei di dirlo, faccio fatica a trovare, sto parlando dell'immediato Stefano, poi la divergenza certo politica monetaria è evidente tra gli Stati Uniti e l'Europa, però nell'immediato faccio fatica, se non succede qualcosa di particolare, a trovare un driver, tanto questo mestiere è fatto di rischi, io non voglio rischiare a dire la mia, a trovare dei driver che possono portarlo sotto i minimi visti qualche settimana fa. Assolutamente, adesso chiediamo anche a Paolo il suo parere, nel frattempo Roberto ci segnala che il mercato azionario sta un pochino salendo, magari Gianluca se hai voglia rimettiamo l'S&P 500 sì, così gli diamo un'occhiata. Paolo, tu il dollaro anche secondo te ha trovato un pavimento almeno nel breve medio periodo o vedi più probabile la parità? E in questo senso Trump davvero interverrà per evitare questa eccessiva forza del dollaro? Ma sai, sì, allora la risposta alla prima domanda è sì, io da tempo sostengo che la parità, se l'avesse mai raggiunta, sarebbe stato un livello in cui avrebbe semplicemente rimbalzato, avrebbe potuto toccarlo in una giornata di euforia o di depressione totale, a seconda di come la si voglia vedere. Quindi l'unico scenario in cui noi potremmo assistere in questo momento ad un dollaro molto molto forte è contro l'euro, è quello di un'economia europea particolarmente debole e quindi una BCE che sia costretta a rivedere il piano di quantitative easing estendendolo ulteriormente o tassi ancora più bassi, eccetera. Quindi deve esserci una crisi in Europa importante per rivedere per vedere la parità. Piuttosto invece i rischi sono per un deprezzamento del dollaro, quindi per una maggiore debolezza, perché appunto molto spesso ormai abbiamo imparato che nei mercati basta il verbo, cioè la parola, con la parola si fanno i miracoli. E quindi non è detto che Trump, sostanzialmente accusando la Merkel di avere un marco troppo debole, sì, come ha detto l'altro giorno, sostanzialmente non abbia trovato un escamotage per
far indebolire ulteriormente il dollaro. E quindi rafforzare l'euro, esatto. Poi torniamo sul discorso euro-dollaro, mancano ancora 8 minuti all'inizio della conferenza stampa. Allora, nel frattempo vi aggiorno su Davide, che non riesce a collegarsi, mi ha detto di salutare chiaramente tutto il pubblico, perché? Perché in realtà è in aereo, quindi stava provando a collegarsi col wifi dell'aereo e sta andando negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove passerà qualche giorno insieme a Rob Hoffman, perché ne approfitto per annunciarlo, perché è una cosa molto carina che ci sarà a breve, ci sarà un evento appunto organizzato da Diretta Sim insieme a Davide Biocchi e Rob Hoffman, e vi posso dire già la data, è per il giorno 10 di febbraio, quindi dalle 14.30 vedremo e faremo trading insieme a Davide e a Rob Hoffman con l'apertura dei mercati americani, quindi intorno alle 14.30-15. Quindi Davide si scusa, vi saluta a tutti, ma è per una buona causa, visto che ci sarà un bellissimo evento. Tra parentesi, approfitto di questa piccola parentesi di attesa, perché? Perché anche Gianluca ha una piccola, tra virgolette, sorpresa, poiché, visto che l'aumento di capitale Unicredit è quello che sta tenendo un pochino banco, ci sarà uno speciale pillola di borsa il giorno 9 alle 15, proprio insieme a Gianluca Beccaria, a Davide e a Giovanni Borsi, che è il massimo esperto di aumenti di capitale. Giusto Gianluca, Unicredit, venendo un istante al mercato italiano, sta un po' tenendo banco, no, in questo periodo. Giustissimo, tra l'altro secondo me è un aumento di capitale dei più interessanti che abbiamo visto negli ultimi anni, perché oltre a essere l'aumento di capitale più importante dal punto di vista del volume, perché saranno 13 miliardi di euro, che sulla borsa italiana è il più grande aumento di capitale mai lanciato, e già questo è un aspetto banale, poi fatto su una banca, fatto sul secondo gruppo in Italia, lo è ancora meno, ma sarà ancora più curioso vedere il movimento di Unicredit, perché nelle ultime settimane ha fatto dei movimenti veramente molto particolari, quasi inaspettati, nel senso che il titolo ha anche delle escursioni molto importanti intraday, ha raggruppato le azioni pochi giorni fa, e quindi vedere le reazioni, fare un ragionamento su questo titolo, secondo me è un fascino veramente molto molto importante. Quindi assolutamente, assolutamente, infatti, esatto. L'appuntamento è per il 9 alle 15 con te, Giovanni Borsi e Davide Biocchi, per uno speciale pillola di borsa dedicato proprio a questo, e come sempre dalle varie pagine Facebook potete seguire. Tra l'altro anche Paolo ha in cantiere un corso e potete andare sulla sua pagina Facebook a verificarlo, perché è in programma, Paolo, mi sembra a partire dal 21, giusto? Sì, dal 21 febbraio alle ore 21, sembra quasi il 21 alle 21, Paolo. Esatto. L'obiettivo è quello di creare dei trader professionisti, questo è lo scopo del corso. Esatto. Abbiamo già fatto la sessione a novembre, la ripetiamo. Esatto, ci sono tutte le informazioni. A questo proposito, l'altro giorno abbiamo visto un tuo video dove spiegavi molto bene il tape reading e un'azione su Fincantieri che devo dire è piaciuta molto, quindi un pochino le tematiche trattate sono quelle. Parlo di tape reading perché io stesso lo integro nella mia metodologia e quindi sono sempre molto vicino a Paolo, dal quale ho imparato molto. Gianluca, stavi dicendo qualcosa a Paolo nel frattempo? No. Di nuovo in onda, sì. Perfetto. Gianluca, riprendiamo dal discorso euro-dollaro. No, dall'euro-dollaro dicevo che trovo un argomento di Paolo veramente molto molto corretto, che dice: a questo punto trovo più reale un addirittura un deprezzamento del dollaro, no? Che non un apprezzamento.
E io ti dico che, vedendo l'andamento degli ultimi giorni, senza voler fare delle previsioni, sarei molto, ma molto meno sorpreso di vedere il dollaro oltre 1,10 che non il dollaro a 1. Certo. Ma non per un mero numero statistico che è più vicino a uno che all'altro, ma proprio per un discorso di tendenza, perché mi sembra che siamo a un livello un po' critico, dove anche se solo parte dei flussi si spostano un pochettino nel senso opposto dove sono andati oggi, quindi tutto euro, tutto dollaro anziché euro, non sia uno scenario così impossibile. Certo, io volevo dire una cosa, infatti, riprendendo il tema euro-dollaro, nel frattempo mancano 3 minuti all'inizio della conferenza stampa, poi vi prego con i due feed notizie, quello della Darwin, che vediamo inquadrato della piattaforma diretta di Gianluca, e la Reuters invece di Paolo in lingua inglese, appena avete delle agenzie interrompete pure, tipo 90° minuto. Ecco, dicevo, ieri c'è stata una presa di posizione importante da parte dell'Europa. La stessa Merkel il giorno prima aveva condannato la politica, dal punto di vista politico questa volta, le scelte di Trump dopo il suo insediamento. Questo potrebbe avere degli impatti anche e proprio sull'euro-dollaro, sulle due politiche economiche e monetarie? Ma io penso di no, sai Stefano, nel senso che sono ovviamente c'è una contrapposizione di posizioni ad affermazioni molto forti di Trump, qualcuno deve pur rispondere, perché altrimenti facciamo la figura di quelli che subiscono dichiarazioni su una valuta, certo, che è comunque espressione di una Unione Europea, e quindi qualcuno bisogna che risponda. Però da qui è difficile leggerci qualcosa, perché poi ovviamente i giornali si divertono a usare terminologie come guerre valutarie, certo, perché altrimenti finirebbero, no, i giochi del loro lavoro. Però di fatto qual è la preoccupazione, no? Cioè, bisogna chiedersi delle domande concrete, e quindi cosa cambia di fatto nei rapporti economici finanziari? Niente. Quindi alla fine è un gioco a chi la spara più grossa. Questo potrebbe essere la fine del tutto, salvo, certo, che appunto Trump non sia così sprovveduto da veramente giocarsi tutto per tutto e assumere un atteggiamento talmente protezionistico da ribaltare tutti gli accordi commerciali e gli equilibri che sono stati costruiti negli ultimi 50 anni. Sì, però anche con l'Europa, esatto. No, ma presumo che anche con l'Europa sia relativamente difficile che si arrivi a questo. Potrebbero anche essere tutte delle prese di posizione sui due lati, fatte proprio anche molto ad appannaggio dell'opinione pubblica, lasciami dire. Tu cosa ne pensi, Gianluca? C'è un rischio in questo senso che la politica possa strabordare poi sull'andamento dei cambi e delle politiche economiche e monetarie di Europa e Stati Uniti? Guarda, non penso neanche io, ormai mi sembra una battaglia anche questo connubio. Nel frattempo sono le 20:30, interrompete pure man mano che vedete la Yellen intervenire, prego. Questo connubio Stati Uniti-Inghilterra contro Europa si potrebbe riassumere in conservatori contro progressisti, piuttosto che deregulation totale contro super conservatori, no? Cioè, certo, ormai la partita è chiara, no? Nel senso che nel 2016, dicendo Brexit e dicendo Trump, questi due paesi hanno scelto vie in discontinuità totale con il passato, hanno scelto vie di ribellione, fatemi dire un termine un po' forte, hanno scelto vie di meno prudenti, e quindi anche parlando di deregulation si va in quella direzione, e l'Europa è l'unico continente che ha focolai di ribellione anche lei, ma che tiene un'anima di fondo molto più conservatrice. E quindi mi sembra un po' una battaglia tra due mondi, uno più conservatore e uno estremamente più aggressivo, che dice basta, fare i conservatori totali sempre non porta risultati, cosa che io non è che sia tifosissimo della deregulation totale, però devo dire che
anche l'austerity totale non ha pagato grandi benefici e la gente di austerity totale a tutti i costi forse ne ha un pochettino le scatole piene, no? Ed è anche uno dei motivi per cui probabilmente è nata Brexit e per cui Trump è stato eletto presidente alla Casa Bianca. Mi sembra un po' questa divisione del mondo, no? Certo, quindi comunque anche tu non vedi, diciamo, la possibilità poi effettiva di uno strabordare di tutte queste dichiarazioni nei due sensi in un impatto maggiore sulle politiche effettivamente attuate a livello fiscale, a livello monetario. Rimane dialettica, direi di no, Stefano. Okay, nella misura in cui la dialettica dovesse debordare, come dice Paolo, in attività più importanti, allora quando si passa ai fatti qualcosa può succedere. Ma... Benissimo, allora è iniziata la conferenza stampa, vediamo un impatto sull'euro dollaro che però rimane nel range di quella barra molto lunga che abbiamo vista prima, si sta avvicinando ai massimi, non so se avete già, Paolo, delle prime dichiarazioni che stanno battendo le agenzie man mano. L'S&P 500 sta consolidando ma sempre in zona massimi relativi, perché poi abbiamo detto il movimento non è stato poi così marcato, però c'è stato un pochino di rialzo e vediamo un pochino se c'è qualche appunto dichiarazione. No, per adesso nulla, Stefano, non... Perfetto. Non appare allora, nulla sul terminale. Stefano, posso soltanto fare una cosa? Devi, certo. Ho piacere di farvi vedere, perché in realtà, anche se stiamo parlando di Stati Uniti, il MSCI, lo Standard & Poor's sappiamo essere... Prosegui pure. Molto, molto conservativo. E invece, in realtà, sui future del vecchio continente, dell'Europa, si muove molto di più. Vi ho messo il DAX nella finestra. Ah, certo. Perché, essendo l'Europa un po' più reattiva dal punto di vista degli indici e con una volatilità un pochettino più alta, vediamo come un piccolissimo ritracciamento sugli Stati Uniti in realtà in Europa è un po' più evidente. Per carità, stiamo parlando di margini molto bassi, ma... vediamo che dopo la decisione delle 20:30 un po' di presa di beneficio sull'Europa si vede un po' di più, ma sì, vi ho messo l'Europa non perché c'è più incidenza, ma perché ha un effetto leva un po' più importante, si nota un po' di più lo scostamento. Beh, infatti allora, adesso si vede bene, esatto. A tradurlo prego. In termini operativi, per dare anche un suggerimento operativo, cioè in queste fasi in cui si nota che un indice, un future, reagisce in modo più violento a determinati input rispetto ad un altro indice, è importante notare queste differenze, perché, facendo un esempio, se noi notiamo che costantemente in un mercato ribassista c'è un future che guida e aumenta la volatilità al ribasso rispetto ad un altro che rimane indietro, si può giocare il cosiddetto spread trade, cioè andare corto prendere una posizione sul titolo che sull'indice, sul future che si muove di più, e poi prendere la posizione opposta sull'altro future che è più lento. Quindi in questo caso parli di DAX e S&P 500? Sì, quindi se noi vediamo che il DAX si muove in modo molto più forte al ribasso che l'S&P, andiamo corti DAX e ci compriamo l'S&P. E questa posizione va tenuta fino a che quel movimento del DAX è molto forte al ribasso, e viceversa va chiusa con maggiore repentinità possibile quando il DAX rimbalza, perché se rimbalza il DAX rimbalza in modo molto più violento dell'S&P. È come appunto un elastico che sul DAX si muove in modo molto ma molto più forte ed è molto più flessibile, mentre sull'S&P è molto più rigido. Certo, da molto caso chiaro. Di scuola, sì, l'operazione che è bellissima da vedere anche graficamente. Avete già fatto soldi, lo so, eravate bellissima. No, però c'è molto interesse anche dal punto di vista operativo, ovviamente, delle persone da casa. Dicevi, Gianluca? No, a parte che è bellissima da vedere e si nota proprio molto, no? Quell'operazione che diceva Paolo, ma la cosa molto bella e che l'operazione che vi ha descritto Paolo, cioè uno spread trading,
significa vedere il movimento di mercato ma non scommettere mani e piedi su un'unica gamba, certo, di mercato, ma tenersi coperti. È vero che si porta a casa soltanto il delta tra le due posizioni, ma è assolutamente vero che è un'operazione meno rischiosa che andare da una parte all in sull'unico mercato. Però diciamo che mediamente, tranne casi eccezionali, ormai l'Europa ha un fattore di volatilità e di accelerazione sia in alto che in basso molto più forte degli Stati Uniti. È diventato, diciamo, negli ultimi tempi, perché una volta era l'opposto, quasi una regola. Però, come vi diceva Paolo, esistono alcuni future che sono veramente di una reattività molto molto forte, e questo nelle vostre operazioni va tenuto sicuramente conto. Allora, intanto vi chiedo ancora se ci sono dichiarazioni appunto da parte della Yellen pubblicate dalle agenzie, perché se no, nell'attesa, io tornerei, so che non c'entra tantissimo, ma c'è molto interesse ovviamente sul tema, sul mercato italiano per un attimo. Allora, abbiamo parlato un pochino di Unicredit con Gianluca, in attesa appunto dello speciale che faremo il 9, dedicato appunto alle pillole di borsa, però sull'aumento di capitale Unicredit. Ma c'è anche il grande tema generali, con la battaglia appunto per il controllo dei generali, e in generale il tema sul nostro indice. Tu Paolo e anche tu Gianluca, come vedi la prospettiva rispetto a questa, a questi movimenti, a questi anche battaglie che ci ricordano gli anni 80, le grandi scalate come Mediaset, generali e compagnia, sentiamo parlare di Mediobanca, Intesa, c'è un ritorno possibile ad una serie di movimenti che poi diano il via al famoso rialzo che tutti aspettano poi sul nostro mercato? Allora, sicuramente generali è un titolo che pesa tantissimo, se non sbaglio pesa il 13% dell'indice, quindi vuol dire che un rialzo del 20% di generali ha un impatto in termini di performance del FTSE MIB molto molto grande. Certo. Quindi quindi l'OPA su generali è quello che farà la differenza per capire dove andrà il FTSE MIB nei prossimi mesi. È un'operazione che ha molta probabilità di concretizzarsi ed è un'operazione che può aver senso dal punto di vista industriale per Banca Intesa, perché le consente di focalizzarsi sul business del risparmio gestito, che è il business in cui le banche fanno soldi in questo momento. Banca Intesa da secoli è la banca italiana gestita nel modo migliore e che ha adottato sempre delle scelte di manageriali molto azzeccate. È stata la prima che ha capito che andavano venduti prodotti assicurativi per far soldi in termini di marginalità. Sono ormai 10 anni che toglie masse assicurazioni pure, certo, alle assicurazioni pure, ha creato Intesa Vita e colloca polizze e toglie masse anche la stessa Horizon nel risparmio gestito nei fondi comuni, perché le polizze sono più remunerative, e quindi continua in questo progetto. Quindi ha senso anche sul piano industriale. Ecco, mantiene, esatto, D'altra parte la nazionalità di generali, delle masse ad essi collegate, dell'infrastruttura politica e operativa, della detenzione di BTP. Ricordiamo che generali ha, non so se 65 miliardi di BTP in portafoglio, quindi sicuramente il peso di generali come detentore di bond è molto importante. Quindi è un'operazione che va seguita, un'operazione che probabilmente verrà chiusa. Adesso generali in questi giorni ha risentito di questo sell-off sul mercato italiano, dovuto più ad un'attività di de-risking, riduzione del rischio da parte degli operatori, piuttosto che ad un atteggiamento negativo da parte degli operatori sulla fusione a venire. Quindi sicuramente generali è un titolo da seguire, perché è probabile che rimbalzi al primo segnale di stabilizzazione del mercato, certo, italiano. Diverso il caso delle banche, perché
non si sì, può un fare. Attimo, volevo sentire allora prima Gianluca sul discorso generale, che è veramente molto interessante. Gianluca? Ma allora, questo qua sarà, come dice Paolo, al di là di Generali stessa, tutti gli attori principali, Generali, Mediobanca un po' meno, Intesa, Unicredit, se Generali ha il peso che diceva Paolo sul portafoglio, tutti insieme saranno il vero driver del FTSE MIB, perché Intesa stessa è il secondo titolo per capitalizzazione di tutto il FTSE MIB dopo Eni, no? Quindi certo, è logico che Generali avrà un peso clamoroso, anche gli altri attori hanno un peso importantissimo, tutti insieme saranno il vero driver del mercato. Beh, io devo dire, dopo tanti anni di esperienza in banca, che l'operazione San Paolo conferma quello che già un po' sapevamo, cioè le banche non hanno più voglia di fare l'attività vera della banca, di raccogliere denaro e prestarlo nell'economia reale, ma non perché non abbiano voglia di farlo, ma perché esiste un rapporto rischio-rendimento non così efficiente. Abbiamo visto come i non performing loan, cioè le sofferenze, abbiano rovinato i bilanci delle banche, abbiano assorbito molto capitale delle stesse, e oggi sì, è un'attività che non può più fare quella percentuale quasi totalitaria dei ricavi delle banche stesse, fare attività, fare il polo del risparmio italiano, che sembra un po' l'obiettivo di Intesa, è un motivo per guadagnare soldi e avere pochissimo rischio in pancia. Quindi questo è un po' il coronamento, se mi permettete, della tendenza in atto già da un po' di tempo. Quindi, certo, quindi pienamente coerente. Sì, sì. Che San Paolo, infatti la grande differenza degli ultimi anni sono state le performance tra le banche commerciali che fanno prestiti e le banche private o le banche di investimento che non li fanno, che hanno avuto performance completamente differenti. San Paolo, pur essendo banca commerciale, sembra voler testimoniare che la sua direzione principale va un po' verso il polo del risparmio. Questo è quanto. Sulle assicurazioni devo un po' dire che sono tutte molto a sconto, quindi il timing devo dire che è abbastanza importante, perché le assicurazioni fanno anche molto effetto sui tassi, come un po' per le banche che ci sono sul mercato, e tassi molto bassi incidono enormemente su alcune attività core dell'assicurazione. Oggi che si parla forse di aver visto la fine del ciclo di ribasso dei tassi e che si inizia ad alzare la testa, gli sconti sono ancora molto importanti, e se dovessi prendere posizione su un titolo assicurativo, complimenti a Intesa, perché il momento è quello corretto. Ok, invece per quanto riguarda Unicredit, velocemente, la situazione è un pochino diversa, no? Dicevamo. Gianluca, allora, Unicredit... No, volevo proseguire un attimo con Gianluca, e ho iniziato, poi torno su di te. Sì, Paolo, grazie. Ma allora, Unicredit ha pubblicato una perdita molto forte, addirittura di essere scesa sotto alcuni coefficienti patrimoniali a fine 2016. Adesso si capisce perché l'aumento di capitale è stato così importante, perché diciamo che tutti siamo un po' rimasti sorpresi dalla size della somma dell'aumento di capitale di Unicredit, perché dopo aver ceduto partecipazioni in Banca Pekao, Pioneer e Fineco, aveva comunque portato a casa un bel capitale, ci si aspettava un aumento di capitale più piccolino dopo quelle vendite. Invece diciamo che le perdite accusate nel 2016, tra l'altro compresa anche, mi sorprende un pochettino, ha fatto poca notizia, la svalutazione della partecipazione in Atlante, questo veicolo fatto da poco, che in realtà è andato in soccorso di alcuni istituti, la partecipazione è già stata svalutata un pochettino, poi non vorrei essere grossolano, ma mi sembra di aver letto alcune notizie a riguardo, e sarà interessante vedere post aumento come reagirà il titolo. Devo dire che l'aumento di capitale è veramente molto molto importante. Perfetto, allora veniamo su Paolo, prima di Unicredit velocemente, poi torniamo alla Yen, perché vediamo che l'euro dollaro continua verso l'alto, il DAX e gli indici in generale un pochino verso il basso, nulla di sensazionale, come sempre se avete notizie dalla conferenza stampa interrompeteci pure. C'è qualcuno che ci chiede addirittura un target su Intesa, non so se tu sei in grado di dare dei riferimenti almeno generali, ovviamente mai indicazioni operative, e poi la tua visione sul discorso Unicredit, Paolo. Allora, per quanto riguarda Intesa,
Allora, facciamo una risposta al contrario. I target sulle banche dipendono dai target sulla redditività, perché viaggiano assieme. Quindi l'intesa attorno a questi livelli viaggia a una volta il patrimonio netto. Per poterlo giustificare dei rialzi, ci deve essere una lettura positiva sui ritorni dalla fusione e anche uno scenario per tutto il sistema bancario di un recupero della redditività. Quindi, per dare un barometro della situazione, adesso Intesa quota a quello che è il multiplo storico in una situazione normale degli ultimi anni. Quindi, piuttosto, la risposta è: qua siamo su un livello di floor, di pavimento per Intesa, se le cose non dovessero peggiorare a livello di sistema bancario italiano. Quindi il 2,20 è veramente la palla al centrocampo. Il target dipende da quello che dicevo prima. Intesa potrebbe andare a quotare 1,20, 1,30 al patrimonio netto, quindi potrebbe avere un apprezzamento del 20 o del 30% se riuscisse a recuperare ancora un po' di redditività. Però perché il mercato la prezzi, è necessario che anche a livello sistemico sul sistema bancario italiano si inizi a vedere un po' di visibilità in termini positivi, sia sulla differenza dei tassi di interesse breve e lungo e sia sulle minori perdite su crediti. Devo dire che la notizia di Unicredito dell'altro giorno, che ha aumentato di 1 miliardo le perdite stimate, sicuramente non sta dando un buon messaggio sulla situazione dei non performing loans. La situazione delle banche venete è tragica, non sanno più quante sono le perdite, continuano ad incrementarle mese dopo mese. Cioè Atlante, praticamente Atlante 1 non vale più niente. E appunto, secondo me, il motivo per cui hanno chiesto a Unicredito di svalutare la propria partecipazione in Atlante è perché chi vuole sottoscrivere l'aumento di capitale gliel'ha sicuramente imposto. Cioè, chi investe questa volta in Unicredito vuole una banca clean, pulita, che abbia chiuso con tutte le perdite del passato, le problematiche del passato. Se noi pensiamo che Unicredito ha fatto aumenti di capitale, non so quanti, l'ho persi, perché ne ha fatti tantissimi, e il mercato si augura che sia veramente l'ultimo. Questo nuovo amministratore delegato, che è un francese, sicuramente vuole fare pulizia, e attenzione, perché Unicredit, secondo me, ha ancora qualche scheletro nell'armadio che potrebbe essere pulito se l'operazione su Generali da parte di Intesa dovesse passare tramite Mediobanca, su cui, perché solamente rivalorizzando Mediobanca, su cui Unicredito ha una partecipazione, si potrebbe effettivamente riuscire a rivalutare un po' dell'attivo di Unicredito e far sì che Unicredito ne tragga beneficio. Benissimo, benissimo. Allora, torniamo sulla Yellen. Paolo, ti prego di ricontrollare un attimo le agenzie. Sto controllando, Reuters. Stefano, ma torno sì, velocemente su Gianluca per un ultimo giro. Allora, a livello mercati, Gianluca, che cosa abbiamo visto? Riassumiamo, e poi se hai voglia di ridare un pochino di prospettiva dell'euro-dollaro, perché il discorso fatto è stato molto apprezzato da casa della prospettiva rispetto per il cambio euro-dollaro. Ma allora, diciamo che sull'euro-dollaro prevale una visione in questo momento un pochettino più accomodante, come abbiamo detto all'inizio, e in effetti l'euro-dollaro si sta riportando sulla fascia alta vista un po' stamattina, quindi manca non moltissimo la quota 1,08, e dopo una, diciamo, una fase di tranquillità dove diciamo che l'S&P era andato fino in area 2,277, si è di nuovo portato a negativo di circa 15 centesimi. Come vi ho messo sul grafico a sinistra, abbiamo parlato prima di un'operazione di spread trading, è un pochettino più evidente sugli indici europei, che sono notoriamente più speculativi, dove il DAX era andato di nuovo vicino a 11,700 e sì. Adesso è nella fascia 11,650, ma mi sembra di poter dire che comunque
non ci sono grossissime novità, il mercato probabilmente non vede nelle decisioni prese fino adesso non grossissime novità rispetto all'ultima volta. Diciamo che la cosa un pochettino più sorprendente, che è un tema, è che comunque la debolezza del dollaro nei confronti dell'euro continua, no? Perché dopo questo rally fatto quasi di cinque figure, oggi mi potevo aspettare che qualsiasi occasione potesse essere buona per recuperare parte di queste cinque figure. Invece sembra aver, diciamo, intrapreso una strada di debolezza, che se non esce nessuna indicazione macro molto importante, potrebbe anche leggermente continuare nei prossimi giorni. Bene, io volevo poi ricordarvi che con questi speciali pillola di borsa diretta SIN saremo insieme ogni volta che c'è una riunione Fed o riunione BCE, quindi molto facile da ricordare, noi saremo sempre in diretta Facebook, e volevo chiedere a Paolo appunto in chiusura di riassumere un pochino quello che è successo con la Yen e con la Fed e la reazione appunto del mercato anche con queste prospettive, sia in termini di inflazione, sia in termini di euro-dollaro e sia in termini di politica, diciamo, di contrapposizione Trump, Yellen, o meglio, governo americano e Federal Reserve. Allora, la Fed di fatto non ha aggiunto nulla a quello, a quello che aveva già detto a dicembre, è rimasta molto prudente e sta a guardare le future mosse di Trump prima di esporsi ulteriormente rispetto a quanto non si sia già esposta in termini di alzi di tassi nella riunione di dicembre. Quindi il nulla è cambiato rispetto a quanto sapevamo poche ore fa, e il focus quindi degli operatori nelle prossime sedute saranno due aspetti. Il primo, i dati macro, quindi gli operatori vorranno vedere la persistenza di dati macro positivi in America, quindi abbiamo il dato per esempio di venerdì sulla disoccupazione, che sarà molto importante da seguire. Poi l'altro aspetto è gli operatori vorranno effettivamente un messaggio forte da parte di Trump sulle decisioni chiave di politica economica, quindi investimenti in infrastruttura e fiscale, taglio tassi. Quindi la prossima gamba al rialzo dei mercati azionari deve essere guidata da questi due fattori che ho appena elencato. Il dollaro va di pari passo, quindi sicuramente se Trump dovesse essere un pochino aggressivo sui temi di politica fiscale e di politica economica, probabile che assistiamo a un rimbalzo del dollaro fino in area magari 1,05, 1,06, possiamo rivederli. Non penso che andremo alla parità se non alle condizioni che ho descritto prima, però ecco, quindi io mi immagino domani una giornata abbastanza tranquilla sul lato euro-dollaro e un euro-dollaro che si muove venerdì dopo i dati delle 2:30, e appunto i movimenti chiave dipendono dai due fattori che ho descritto precedentemente. Benissimo, tornando velocemente su Gianluca, poi veramente chiudiamo, c'era un'ultima domanda sulle banche, in questi termini ne abbiamo parlato tanto pur allontanandoci dal discorso un pochino Fed, ma vi ricordo che il 9 febbraio avremo uno speciale pillole borsa dedicato all'aumento di capitale Unicredit proprio con Gianluca Beccaria, Davide Biocchi e Giovanni Borsi, che è il massimo esperto in tema almeno italiano di aumenti di capitale. Ci chiedono a proposito di banche, Gianluca, cosa ne pensate del tema spread in rialzo e in che senso vediamo andare questo spread? Questo si collega forse anche un pochino al discorso di contrapposizione Europa, Stati Uniti, ma anche al discorso poi in particolare dell'Italia. Gianluca? Guarda, sembrava che me la sentissi questa domanda, Stefano, perché sì, ho messo sulla finestra, sul grafico. Certo, sul grafico. Visto che ne ha parlato anche Paolo prima. Allora, voglio fare un distinguo, ed è una cosa che a me è molto cara. L'ho commentato sui social qualche giorno fa. Tutte le volte che i media ci dicono che il rendimento del BTP decennale è aumentato, a noi tutti viene in mente che sia una questione soltanto di spread. Non è così, nel senso che i rendimenti in Europa sono aumentati per tutti i paesi,
compresi quelli che si chiamano core, no? Quindi parliamo della Germania, che è un po' il nostro punto di riferimento. Io voglio ricordare che la Germania è passata da un rendimento del Bund verso l'ultima parte dell'anno, questo autunno, diciamo ottobre-novembre, di meno 0,20% all'anno, ad aver sfiorato proprio ieri, l'altro ieri, più 0,50%. Quindi vuol dire che anche la Germania ha visto aumentare i suoi tassi di rendimento dai minimi di 70 centesimi all'anno, movimento assolutamente non banale, no? Molto guidato sia da un po' di effetto traino della curva americana per i motivi che abbiamo già detto, aumento dei tassi, ciclo economico e tutto quello che sappiamo, sia un po' per anche gli effetti inflattivi che hanno fatto alzare la curva a lungo termine. Poi in Italia questo effetto si vede molto di più perché oltre all'effetto soltanto curva dei tassi è anche aumentato lo spread, ma vorrei fare molto attenzione a pensare che il rendimento è a 2,35 soltanto perché è aumentato lo spread. Lo spread è a 185, 180 o 175, che è uno spread non piccolo, ma non così in aumento come è aumentata la curva dei tassi. Il decennale italiano, se non erro, vado a memoria, ha fatto un minimo intorno all'1,20, quindi vuol dire che è aumentato di 115 basis point, e i 115 non è l'aumento dello spread, è un pezzettino anche importante di aumento dello spread, ma soprattutto i tassi in Europa sono aumentati per tutti, compreso il Bund. Scusate questa specifica, ma no, assolutamente chiaro. Assolutamente chiaro. Allora, siamo veramente in chiusura. Io volevo ringraziare Gianluca e Paolo e portarvi di nuovo i saluti di Davide Biocchi, che appunto è in volo verso gli Stati Uniti per andare a trovare Rob Hoffman e organizzare questo evento di trading insieme a Rob, che si terrà a brevissimo, sempre in forma di webinar. Quindi il giorno 10 febbraio faremo trading insieme a Davide Biocchi e Rob Hoffman in un evento organizzato appunto con una formula particolare che siamo sicuri vi sorprenderà, organizzato, dicevo, da Diretta Sim. Allora Gianluca, grazie mille per le preziose e precise informazioni. Grazie a voi, grazie a te Stefano, a Paolo e a tutti quelli che ci hanno seguito. Esatto, anche a te Paolo, grazie da Londra. Grazie a voi. Sentiamo come sempre con la prossima, tutti quanti, anche pillola di borsa dedicata come sempre a Fed e BCE. È facile da ricordare perché, come dicevamo, ogni volta che c'è riunione Fed, riunione BCE, ci siamo anche noi per commentare come oggi le reazioni soprattutto dei mercati. Grazie allora e buonasera a tutti.